ragazzi, sono tutti quanti carichi in parte del canale, belli arzilli, una mattina esilarante con notizie bomba, quindi dovete assolutamente pulirvi bene le orecchie, sturare con il batuffolo, perché sentirete delle robe inaudite che vengono sempre dalle mie fonti, ma da giornalisti quotati, di cui non posso citare il nome perché loro stessi hanno fatto fatica addirittura a cercare di pubblicare queste notizie, perché non gliele fanno pubblicare. Però come avete visto già da ieri, alcuni infatti mi hanno mandato dei link e io ho confermato che li avevo letti, perché è tutto juve.net e calciomercato.it hanno fatto uscire l'ipotesi della cacciata di Allegri. Quindi andiamo a vedere i quattro punti fondamentali per i quali Allegri potrebbe essere mandato via già in questa sessione di mercato, e attenzione, anche De Ligt potrebbe andare via. Parto però con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti nella community, un abbraccio calorosissimo da Stivello Magno che vuole un sacco di bene, vi stima tanto. Un altro ringraziamento speciale a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, come dicevamo poc'anzi, ma anche negli scorsi mesi, Allegri è a fare i corti con la dirigenza. Subito sembrava che fosse soltanto un problema di Nedved, no? Con quel bisticcio, quella lite furiosa che era venuta poco prima della partita con la Fiorentina, quindi prima della chiusura della stagione. Adesso però, visto anche la stasi, il stallo sul mercato e tanti nomi che stanno saltando, Cherubini e Arriva Bene sono stanchi di Allegri. E queste voci, questo malcontento sembra arrivato anche ad Agnelli, che finalmente si sta convincendo a mandarlo via. Elkan, lo sappiamo, ormai è contro completamente, vuole mandarlo via. E diciamo che cos'è che ha accelerato questo percorso di cacciata, se vogliamo, di esonero per Allegri? Primo punto, la fissa continua di Allegri di volere Milinkovic-Savic a tutti i costi. La società si era già opposta un sacco di volte, aveva messo il veto, perché costa 100 milioni ed è un esborso troppo grosso. Tant'è che cos'è successo? Allegri ha provato a convincere Cherubini e ha detto vai, prendilo, tratta con Lotito, eccetera. Lotito non si muove dai 100 milioni. Cosa è successo? Arriva Bene, che è il cane da guardia di Elkan, ha rifiutato la proposta di prendere Milinkovic-Savic. Cherubini, che è soltanto un esecutore di ordini, lo sappiamo, non ha autonomia, lui esegue quello che gli chiedono di fare, e quindi non poteva assolutamente dire di sì o dire ok, Allegri ti accontento, perché non decide lui, ok? Non decide lui. Cosa è successo? Allegri è andato a piangere dal suo amichetto Agnelli, che gli ha detto Ciccio, questa è la porta, aspetta che la chiudo perché te mi chiedi degli esborsi che io non posso permettermi, 100 milioni sono troppi, quindi buona, ok? Chiudiamo qui. Lui ha continuato a insistere, e quindi chiaramente la rottura è arrivata anche per questo motivo qua, perché lui si è impuntato su questo giocatore. La società ha detto no, perché tu comunque hai già una rosa che era competitiva, non sei riuscito ad arrivare più che quarto, non vincendo niente, facendo zero titoli, e tu vuoi anche imporre il mercato. Eh no. Allora, io avevo provato a portarti Pogba, che è quasi firma, e probabilmente arriva. Di Maria voleva venire, ma poi con questa storia di Allegri ha storto il naso, e si è inventato questa storia anche dell'ingaggio. Per me ci stanno girando un po' attorno, ma la realtà dei fatti è che Di Maria si aspettava un cambio di panchina molto prima e non è successo. E poi ragazzi, il secondo punto è che Cherubini ha detto Allegri, io ti voglio dare qualcosa a centrocampo perché siamo messi malissimo, basta leggere i nomi che abbiamo, l'unico che potrebbe alzare un po' il lumicino della speranza è appunto Pogba, che sta per arrivare. E lui gli ha detto io ti posso dare Koné del Borussia Mönchengladbach e Soler del Valencia. Allegri ha rifiutato, e quindi questa cosa ha praticamente fatto sì che ci fosse la rottura definitiva, perché io ti dico no a Milinkovic-Savic e ti propongo delle alternative, tu le rifiuti, vuol dire che tu ti stai praticamente opponendo alle decisioni aziendali, no? E che qui lo yes man Allegri sta cambiando pelle. E allora ecco cosa è successo, che la rottura non è solo con Nedved, è anche con Arriva Bene Cherubini. Quindi cos'è rimasto? Che solo Elkan e Agnelli possono fare la decisione a sto punto, perché tre dirigenti li ha contro. Agnelli comunque ha già cominciato a sentire il malcontento dei tifosi, dello spogliatoio, di tutti i dirigenti stessi, anche di Elkan. A sto punto devono prendere la palla al balzo. Terzo punto, cosa è successo? Hanno detto, facciamo così, testiamo Allegri, ma queste cose sono successe nel giro di un mese, piano piano, lentamente, come una fiammella lenta che rosola il pollo, perché non potevano fare tutte queste cose velocemente. Però, diciamo che la cosa si è velocizzata dopo quel summit che avevo detto, senza microfoni, senza giornalisti, che è avvenuto in sede separata, al buio, senza che nessuno sapesse niente. Lì è stato un effetto domino e sono venute fuori tutte le notizie del possibile esonero di Allegri con i sostituti. Quindi Bianco è stato proposto da Nedved, Cherubini e Arriva Bene, per dire ad Allegri, Ciccio, ok,
tu non vuoi fare quello che diciamo? Sei in difficoltà, accettalo, hai fatto una stagione fallimentare, ti mettiamo un tattico sopra la testa che ti aiuterà a eseguire quello che devi fare, insomma a espletare il tuo tipo di gioco, però lui cambierà il tuo modo di giocare. Allegri si sta opponendo, ecco perché Bianco non firma, è stato un nome buttato lì per coprire nuovamente Allegri. In realtà Allegri non vuole un tattico che lo aiuti, lui è saputello, lui sa tutto lui, vuol far tutto da solo. E quindi ecco, questo è un altro punto di rottura, perché Allegri ha uno staff molto numeroso ma incapace, cioè di qualità scarsa, e gli volevo dare questo Bianco, perché avete visto, Folletti non è stato in grado, nonostante fosse il gestore del staff tecnico atletico, di tenere una squadra a livelli alti, a ritmi alti fisicamente, visto che crollavamo dopo 30 minuti, non ha mai fatto 90 minuti ad intensità alta, e ci sono stati tanti infortuni, ok? E quindi questo è sintomatico di un problema dello staff. Quindi cosa è successo? Allegri non ha accordato questo trasferimento, quindi anche lì c'è un punto di non ritorno, di rottura. Quarto punto e poi chiudo, perché sennò vi faccio il video troppo lungo. Allegri è stato quello a chiedere il prolungamento del contratto di De Sciglio, con l'opposizione di tutti quanti, non solo i tifosi indignati, ma di tutti: Agnelli, Cherubini, Arriva Bene, Nedved, Elka, non lo volevano, e gli hanno detto vabbè dai, prolunghiamo. Non solo ha fatto questo, ha fatto un altro errore, quello di chiedere di tenere Alessandro fino alla scadenza del 2023, 7 milioni di stipendio, stiamo scherzando, quando c'era un Pellegrini scalpitante che ha fatto meglio di lui. Quindi veramente sono ai ferri corti, perché ci sono tante decisioni che non sono andate bene allo staff, perché loro credevano molto in Pellegrini e invece Allegri lo vuole dare via in prestito per fare cassa oppure per toglierlo di mezzo e mettere Alessandro titolare. Quindi ecco, Cherubini sta provando in tutti i modi ad aiutarlo, ma non ne vuole sentire Allegri, il problema è quello, ecco perché il mercato è fermo, perché c'è una differenza di vedute tra la dirigenza ed Allegri, e però se Allegri non ascolta la dirigenza non riusciremo a tornare competitivi in Europa, perché i dirigenti hanno l'idea di chi mettere in campo come giocatori per rimpiguare la rosa, e a sto punto hanno l'idea anche di chi mettere in panchina. Hanno contattato un top allenatore di fama internazionale, potete andare a vedere le notizie che girano su tuttojuve.net, ricordatevi questo link, calciomercato.it, andate a vedere, finalmente escono delle notizie degne di nota, perché prima non c'erano, quindi prendiamole come oro colato, almeno si sta cominciando finalmente a parlare di questo discorso tabù. Non solo, Elkan a questo punto vorrebbe cacciare Allegri entro la fine del calciomercato e vorrebbe provare a vendere De Ligt per una cifra attorno ai 120 milioni e c'è Tuchel pronto alla finestra ad accaparrarselo. Vedremo come andrà a finire. Ditemi la vostra, ragazzi, lasciate un bel pollice alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte forte a tutti quanti.